Buon pomeriggio, io sono Stefano Sanfilippo, questa è la lezione sulla configurazione di un server Apache e connesso, annessi e connessi MySQL e PHP 5. Premetto col dire che è il sistema server, o meglio l'abbinata server più linguaggio di scripting database più comune e meglio supportata da programmi open source commerciali, come vedremo alla fine della lezione. A mio parere non è la migliore né la più efficiente, ne parlerete nelle prossime lezioni, credo ne abbiate già parlato in precedenza, in particolare nella prossima lezione con una lezione, la ripetizione su Nginx, un altro server web. Veniamo a noi. Innanzitutto avete già configurato, io devo eseguire. A questo punto si suppone che voi abbiate già configurato il vostro server. Io no. E che sappiate accedervi via SSH. Adesso tempo che attendiamo il caricamento e intanto vi mostro se... la tipica velocità. Bene, veniamo a noi, ci colleghiamo via SSH al nostro server. Nel mio caso il nome utente è paul-stefano chiocciola localhost, poi il dominio che avete scelto per voi. La porta, non so se vi hanno spiegato come cambiarla, ma nel nostro caso è la porta 222. Questo comunque non è argomento della lezione. Bene, ora siamo sul nostro server. La prima cosa è installare i componenti di cui abbiamo bisogno. Quindi sudo aptitude, se avete impostato sudo, altrimenti su password di root e poi proseguiamo. Visto che su Debian sudo non è configurato di default, proseguiamo con su, almeno per ora. Però vi consiglio di configurare sudo se non l'avete già fatto. Dicevo, aptitude, install, cosa? Innanzitutto il nostro server Apache 2. A seguire PHP 5. Poi, per connettere Apache a PHP, ovvero permettere di interpretare gli script prima di servire le pagine, abbiamo bisogno di lib Apache 2 mod. Nel linguaggio di Apache, mod significa estensione, PHP 5. A questo punto il database, MySQL, prima il client che ci serve per agire sul database e poi il server. E infine, per usare MySQL, per accedere a MySQL dal codice PHP, PHP5-MySQL. Ora, ho già eseguito l'installazione, in ogni caso non è richiesta nessuna vostra interazione, verranno scaricati e installati i pacchetti. In particolare, se è la prima volta o una delle prime volte che usate il server e non vi accedete da giorni, è buona cosa anche fare prima un update del database, ovvero aptitude update, e poi un upgrade di tutti gli utili programmi per assicurarvi che tutte le dipendenze corrette siano a posto. A me comunque, ripeto, questo non interessa, quindi per ora lo interrompo. Altri due programmi molto utili sono un browser di solo testo, perché come vedete noi siamo collegati via SSH, non abbiamo a disposizione, almeno con questa configurazione base, un'interfaccia grafica, e per controllare che almeno sul server locale funzioni il nostro sito web appena installato, abbiamo bisogno di un programma come Lynx. Lynx, ancora una volta, sudo o su aptitude install Lynx, è un browser di solo testo. Lo useremo più avanti. Un altro programma utile, visto che dobbiamo modificare numerosi file di configurazione, è un editor di testo completo via console. Il mio preferito è Vim, un altro consigliato è Emacs. Anche in questo caso sia Vim che Lynx sono già stati installati per velocizzare la nostra discussione. Una volta installato il server MySQL e il server Apache 2 sono già configurati per avviarsi all'accensione della macchina. In ogni caso, prima cerchiamo di prendere confidenza, tornando a un shell di root, cercando di non sbagliare la password.
prendere confidenza col comando service. Service in ambito Debian, ma anche su altre distribuzioni, serve per controllare lo stato dei servizi di sistema. In questo caso ci interessano Apache 2 e MySQL. La sintassi è la seguente: service, il comando, il nome del status, scusate, status Apache 2. Cosa con please help service non rispondere. Non faccio questa. Ok. Dicevo, status per conoscere lo stato dell'applicazione, questo vale sia per Apache che per il nostro MySQL. In questo caso l'output è leggero e verboso, ma nelle ultime righe le riuscite a leggere, l'uptime, eccetera, tutta l'informazione. Potete fermare i servizi, nel caso siano fermi farli ripartire con start. Io già ripetuti vi dico, sia il service MySQL che il servizio Apache sono già in esecuzione all'avvio. Service non è l'unico sistema, in particolare, motivo per cui mi confondevo, su altre distribuzioni potreste trovare systemd, ovvero comando systemctl. La sintassi è simile, i comandi sono scambiati, non lo approfondisco anche per non generare confusione. In ogni caso, su una Debian appena configurata, credo sia la distribuzione di questo corso, dovrebbe funzionare. Adesso, una volta che ci siamo assicurati che sia Apache che MySQL siano in esecuzione, possiamo partire con la configurazione di Apache. Innanzitutto, il server Apache non è eseguito dall'utente root, se viene sia avviato da root, è eseguito da un utente www-data. Il primo motivo è quello che meno privilegi si danno all'applicazione e meno problemi di sicurezza questa potrebbe creare. L'utente www-root non è data, non è un utente root, è un utente con privilegi normali. Questo però da tenere a mente perché l'utente www.data deve essere in grado di leggere i nostri file, cioè quelli che vogliamo condividere. Questo ci tornerà fra un attimo. In ogni caso, arrivando ad Apache, andiamo in etc, Apache 2. Anzi, permettetemi di dare un po' di colore alla cosa. La cartella etc Apache 2 contiene tutti i file di configurazione del nostro server. In particolare apache2.conf contiene la configurazione generica, la maggior parte delle opzioni sono tecniche interne, comunque hanno dei default ragionevoli, non è il caso di cambiarle. Envar, o almeno non in questa sede, Envars e Magic sono altri due file di sistema interni. In particolare Magic contiene le firme di numerosi tipi di file per servirli col tipo MIME giusto. Ports invece è il primo file che andiamo a analizzare. Contiene la configurazione delle porte sulle quali ascolterà il server. In questo caso batti due punti syntax spazio off, se no non si, cioè la syntax highlighting non si vede. Scusa, penso che cambierò uno schema a colori, cioè, schema non invertito. Così si vede. No, ditemelo, sono abituato al bianco su nero. Bene, le due porte sono 80 e 443, in questo caso non c'è da cambiare nulla, solo da saperlo, il vostro browser sa già che deve connettersi di default a queste due porte. In particolare la 80, con questa direttiva listen, è la porta standard su cui ascolta il nostro server. La 443 è quella invece per le connessioni protette SSL o TLS. In ogni caso, se state impostando un server non standard, un server di sviluppo, comunque qualcosa che non deve rispondere sulla porta 80, dovete modificare le impostazioni qui. Tornando a noi, ora abbiamo un httpd.conf, file vuoto, o almeno vuoto in Debian, perché in molte altre distribuzioni tutta la configurazione è concentrata in questo file. A noi questo file non interessa, in ogni caso serve per ospitare eventuali direttive. I due mods available e mods enabled, abbiamo detto mod nel linguaggio Apache significa estensione, contengono la lista di tutte le estensioni al momento installate e abilitate. Anche in questo caso non interessa modificarle.
In ogni caso, per attivare l'estensione, andiamo nella cartella Mods Enabled, è sufficiente un symlink dalla cartella Available alla cartella Enabled. Giusto, verifichiamo che PHP sia in posizione. In effetti PHP è stato installato correttamente, più di questo non ci importa. Veniamo invece alla parte sostanziale, ovvero confd. Confd contiene alcuni piccoli file di configurazione che vengono letti uno a uno e impostano varie opzioni. L'unico che ci interessa in questo directory è security. In particolare questo è il primo. Server tokens serve a indicare, anzi, andiamo subito. Dal nostro ipotetico host andiamo sulla pagina del client, anzi no, volando la tastiera da dentro. Allora, server tokens indica quali informazioni il server dà su se stesso. Queste informazioni sono utili per debug, sono utili per statistica, eccetera. Troppe informazioni però potrebbero compromettere il vostro server, come vedremo tra poco. In particolare, se date il numero esatto di versione di ciascun componente installato, questo rende facilissimo andare su Google a scrivere exploit version e trovare subito una soluzione, soprattutto se non è aggiornato. Ecco, mi raccomando, in ambito server aggiornare sempre. Allo stesso modo la server signature aggiunge una linea non negli header, ovvero nell'intestazione della risposta, ma all'interno della risposta nelle pagine di errore. In questo caso OS rappresenta una versione, un intermedio tra full, dove sono indicati le versioni complete del server e di tutti i moduli, ad esempio PHP, eccetera, installati. Minimal indica unicamente il nome del server e una stringa ridotta di versione del solo server. OS invece indica la stringa di versione completa del server più alcune informazioni sul sistema operativo. In ogni caso, il mio consiglio è quello di impostare minimo, così le statistiche minime possono essere aggiornate, ad esempio il numero di server nel web che usano Apache, senza rivelare troppe informazioni sul vostro setup. Anche in questo caso vi consiglio di impostare su off la server signature. In ogni caso l'impostazione le lasciamo in posizione, così tra poco vi mostrerò da dove si possono leggere i valori inviati. Tutto il resto del file, compreso questo trace enable, a noi non interessa, almeno per ora. Veniamo adesso invece alla parte importante, ovvero Site Enable. Apache presenta una configurazione per singolo sito, ovvero a seconda del dominio a cui è raggiunto o altre impostazioni che stiamo per vedere, distingue la cartella di arrivo, ovvero la cartella che deve servire, e eventualmente altre opzioni. Cancelliamo il sito di default e ora copiamo un'impostazione predefinita da cui partire, una sorta di modello default per un sito servito su HTTP e default SSL per un sito servito su HTTPS, SSL, TLS, eccetera. Per ora, soprattutto visto che non abbiamo un certificato, anche questo arriviamo tra poco, copiamo con nome 000 trattino, in questo caso per tenere ordine, il nome del nostro sito che, per vicende di storia di qualche giorno fa, chiameremo Island. Innanzitutto virtualhost. Virtual ci dà appunto questa idea che lo stesso host fisico possa servire più siti web diversi, differenziando le richieste a seconda del dominio dal quale è raggiunto. Questa prima riga non è da toccare, o almeno non lo è al nostro livello. Saltiamo alla seconda, dove possiamo impostare ad esempio admin chiocciola Long Island. Questa linea non deve per forza corrispondere a un indirizzo email esistente, verrà inserita se opportunamente abilitata all'interno delle pagine di errore, eccetera. È auspicabile che corrisponda a un account esistente, così che possiate ricevere eventuali mail relative ai problemi del server, eccetera. Arriviamo poi alla document root. Document root indica la cartella servita come home, ovvero se io apro il browser, adesso non vedrò nulla perché sono su un altro host. Se apro il browser .longisland.it, così, il primo file che mi viene servito, se non sono abilitate opzioni speciali, è il file index.html o html della cartella specificata qui.
per semplicità aggiungiamo un OPT e adesso la creiamo perché la cartella non esiste ancora. Ora, questo slash cartella root è riferito proprio alla root del vostro sistema. In questo caso, nel caso gli utenti in qualche modo, ad esempio seguendo le simlink, riescano a accedere alla root, potrebbero rivelare file tipo il file delle password che per voi sono critici. Quindi, seguendo quanto succede sotto, inseriamo una direttiva, la prima che incontriamo all'interno di questo file, che è la, innanzitutto order, allow, deny, indica l'ordine in cui vengono elaborate le richieste di permesso negato o permesso consentito, e la seconda riga con la quale neghiamo il permesso a chiunque. Questa seconda riga significa che noi non vogliamo che nessun host, nemmeno una lista autorizzata, possa accedere alla root, il che ha senso perché in questo momento noi abbiamo accesso di SSH, quindi non ha nessun valore per noi permettere l'accesso di HTTP. Veniamo sotto. Importante modificare anche qui questo bar www per riflettere quanto scritto sopra. La mia scelta di usare slash opt non ha un valore particolare, e la root dei vostri documenti può essere posizionata nella cartella che preferite, a volte in USR share, altre volte nella vostra home, vedete. Ho scelto opt perché è impersonale. Mi raccomando, modificare la linea per riflettere quanto scritto sopra la document root, altrimenti le impostazioni che inserite sotto verranno bellamente ignorate. Indexes, un'altra opzione che vediamo, compila un indice di tutti i file contenuti nella pagina, ovvero indexes. Se non c'è un index.html, ovvero una pagina servita di default, vi verrà servita la pagina che avrete visto sicuramente su molti siti web, contenente la lista di tutti i file navigabile. Se è stato impostato, come vedremo tra poco, un vero sito web, ad esempio un sito WordPress, Drupal o un vostro prodotto, è necessario che sia disattivato, almeno non è necessario, però è meglio, perché in caso di errori, nel caso cancelliate index.html, questo permetterebbe a un eventuale utente di internet di accedere a tutti i vostri file, cosa che non vogliamo. Questo follow symlinks significa che il server ordina al server di seguire o meno i link simbolici. Se voi non impostate link simbolici, non pensate di usarli, e né WordPress né Drupal neanche i prodotti open source più comuni lo usano, potete disabilitarlo. Come avete visto, per disabilitare un'opzione è sufficiente preporre il meno. Multi-use non importa, lasciatelo così com'è. Veniamo sotto a queste altre righe. Script alias permette di definire un alias, ovvero un percorso che sul nostro sito è cgbin, ovvero cgi-bin, e che invece viene riflesso, modificato all'interno del server, in questo usr lib cgbin. Noi non prevediamo di farne uso, quindi cancelliamo interamente questo blocco. Per chi sta usando Vim in questo momento è sufficiente premere D due volte fino a cancellare tutte le righe. E adesso veniamo alla configurazione del log. Il file di log è molto importante, soprattutto in fase di sviluppo, conterrà non solo le informazioni sul log degli utenti, ovvero le pagine richieste, l'IP di provenienza, eccetera, come il log di un qualsiasi server, contiene anche tutti gli errori generati ad esempio da PHP. Nel caso di errori, PHP poi lo configureremo per non servire il messaggio d'errore all'utente, anche questo per sicurezza, per evitare che l'utente venga a conoscenza dei dettagli interni della macchina, lo registreremo nel log, di modo che l'amministratore del sistema possa cercare gli errori 500, anche questo lo vediamo tra poco, e porre il rimedio. Andiamo a noi, lo possiamo personalizzare e dopo andremo a leggerlo. Log level lasciatelo pure a warn, non è sufficiente, potreste levarlo al debug nel caso abbiate problemi seri con server, ma non è il nostro caso. Tornando qui, inseriamo anche un custom log nello stesso file. Questo combine appunto significa che è lo stesso file per entrambi i log. A questo punto abbiamo finito, sempre perché sta usando Vim, due punti w, ovvero salva, q, esci. Ecco, abbiamo appena configurato il nostro primo la nostra prima cartella virtuale, il nostro primo virtual host. Passo 2, creare la cartella. Quindi andiamo in OPT e creiamo una bella cartella long island. Dopodiché, da OPT, dobbiamo dare i permessi su questa cartella, anzi dobbiamo dare la proprietà della cartella a www.data, sia come utente che come gruppo. Questo permetterà a voi, utente non privilegiato, di inserirvi nel gruppo www.data e di poter accedere liberamente alla cartella.
Ora un altro passo molto importante è permettere al vostro server di riconoscere l'indirizzo longhair.it come effettivamente associato a quel server. Se avete comprato un nome a dominio, le impostazioni differiscono da provider a provider. Nel nostro caso, ovvero all'interno del server, dobbiamo agire sul file etc/hosts. Etc/hosts contiene l'associazione tra nomi simbolici e IP. In particolare questo 127.0.0.1 corrisponde in IPv4 all'IP della vostra macchina, il cosiddetto loopback, vi connettete a voi stessi. Quindi qui impostiamo un 127.0.0.1 a... salviamo e chiudiamo, ancora una volta due punti www. Le altre righe lasciatele intatte. Controlliamo di non aver commesso errori. PT Long Island, senza problemi. Torniamo a noi, usciamo dall'account di root, torniamo al nostro account e col browser Linux, ovvero il browser di solo testo, proviamo a aprire Long Island. Funziona. Ci viene servita questa pagina perché non è stato, come si legge, non è stato ancora configurato nulla, in effetti la cartella è assolutamente vuota. Quindi torniamo a noi, usciamo per uscire Q e poi S per confermare e torniamo alla nostra cartella. Altro dettaglio importante, come vi ho detto poco fa, aggiungetevi, e questo si può fare solamente da root, sempre che non tagli la password, aggiungetevi al gruppo come con user mode, A per append, ovvero aggiungi, G grande per gruppi supplementari, www-data e poi il vostro nome utente, che in questo caso è paul-stefano. Adesso controlliamo che i permessi anche per la nostra cartella OPT siano corretti. Dobbiamo aggiungere il permesso di scrittura per il gruppo, usciamo. A questo punto però è necessario uscire e rientrare nella sessione per abilitare i vostri privilegi di gruppo, quindi chiudiamo la connessione e la riapriamo. Swap, andiamo sotto. A questo punto possiamo creare il nostro primo file, quindi modifichiamo un index.html per controllare che effettivamente funzioni. Come? Aggiungiamo un bel titolo, un corpo, ora abbiamo il nostro primo file. Ancora per sicurezza controlliamo che effettivamente sia accessibile a www.data. Ora, in questo momento è intestato a me. Il consiglio, una volta che avete installato tutto il vostro sistema, e lo riprendiamo quando parliamo di WordPress, è quello di dare il possesso dei file installati nella cartella del vostro server a www.data. Quindi torniamo amministratori. Perché tutte le opzioni siano correttamente accettate ed elaborate dal server, dobbiamo riavviarlo. Quindi torniamo a noi, all'account di root, service, Apache 2, restart. Il restart include anche il controllo della validità di tutti i file di configurazione, perché capite che se la configurazione è errata e il server crash, è un problema. Nelle altre distribuzioni cercate, ci sono comandi per verificare che tutti i file di configurazione non contengano errori di sintassi prima di riavviare il server. Questa Debian non è necessaria, quindi non ve lo mostrerò per non confondervi.
Ad ogni modo, in questo caso dovremmo aver fatto accettare correttamente al server le nostre opzioni. Quindi controlliamo ancora da Linux. Ok, la nostra pagina in effetti funziona. Bene, però adesso vorremmo qualcosa di più. Passiamo a PHP. Abbiamo già installato PHP all'inizio e tutta la configurazione in background, ovvero il fatto che Apache carichi il modulo PHP, riconosca i file PHP come tali, è stata presa in carico dal programma di installazione. Vi ripeto ancora, se doveste scegliere un'altra distribuzione, malgrado Debian sia la più comune sui server, è il caso che controlliate bene le istruzioni e la wiki se ce l'ha la vostra distribuzione, cercando eventuali opzioni. Perché è importante che gli script PHP siano elaborati prima di essere serviti, ancora una volta lo applicheremo al caso di WordPress, altrimenti chi riceve la vostra pagina leggerà, perfetto, tutto il contenuto del vostro script e capite che il vostro script potrebbe contenere password o altri dati sensibili. Ritornando a noi, ora cancelliamo questo index.html e aggiungiamo un index.php. Anche in questo caso non c'è nessun bisogno di entrare nella sintassi PHP, un semplicissimo file di configurazione, quindi trattino PHP, PHP info. Questo dovrebbe essere sufficiente per controllare che sia tutto a posto. Stamperà una generica schermata contenente tutte le impostazioni del nostro server. A questo punto capite che anche in questo caso dobbiamo dare la proprietà del file. Data. In questo caso abbiamo modificato un file esterno che non è configurazione del server, quindi non c'è bisogno di riavviarlo, ma in ogni caso se volete farlo non c'è nessunissimo problema. Torniamo a noi, al nostro account X. E finalmente ecco questa schermata, poi su un browser visuale sarebbe impaginata in modo più gradevole, vi mostra uno tutte le impostazioni avanzate del vostro PHP e due vi segnala che PHP è correttamente in posizione e funziona. Ora però abbiamo configurato un server, vi ripeto, a questo punto longisland.it è accessibile localmente dal vostro server grazie alle modifiche fatte al file host, ma non dall'esterno. Affinché il sito web diventi accessibile dall'esterno è necessario che configurate opportunamente il vostro nome di dominio. Questo però non ve lo posso spiegare perché dipende da ciascun provider. Riprendiamo un attimo in mano MySQL. Controlliamo innanzitutto che il MySQL sia effettivamente in esecuzione come era prima, magari dall'account di root. Il server è in esecuzione, quindi torniamo a noi e al nostro client. A questo punto il primo passo molto importante per la configurazione del server, che attenzione è già operativo, quindi è molto importante che ve lo ricordiate, in quanto se ve lo dimenticaste e andaste avanti il server funzionerebbe tranquillamente ma avrebbe alcuni problemi di sicurezza che invece noi stiamo per eliminare alla radice. Eseguite MySQL Secure Installation. La prima cosa che vi è richiesta è la password di root, l'avete impostata, voi non l'avete visto perché l'installazione è avvenuta prima di questa lezione, ma l'avete impostata durante l'installazione, è venuto fuori un box e vi ha chiesto la password impostata. Inserite la password impostata precedentemente, potevate anche averla lasciata vuota, ancora una volta magari giusta. Vi verrà chiesto se la volete cambiare, ovviamente se era vuota dovete cambiarla, altrimenti dall'esterno qualcuno commentando si potrebbe accedere al vostro database e chissà cancellarlo o modificarlo radicalmente. Cambiamo la password. A questo punto, per rimuovere l'utente anonimo, MySQL, così come configurato alla partenza, consente connessioni anonime, ovvero connessioni senza nome utente. Questo più che altro è per legacy, per
per restare compatibile con script molto vecchi che non facevano uso di queste opzioni di autenticazione. In ogni caso a noi non interessa assolutamente, anche perché è pericoloso, lo eliminiamo. L'account root non è l'account root del vostro sistema, ancora una volta, è l'account a cui corrisponde la password impostata durante l'installazione. Si può tranquillamente eliminare l'accesso root da remoto in quanto usiamo SSH. Del resto MySQL client di suo non usa connessioni cifrate, dovete specificarlo esplicitamente, quindi se ve lo dimenticaste ritroverete con una bella connessione in chiaro, informazioni password compresa e inviata, facilmente esploitabile. Ancora una volta togliamo il database in test. Il database di test contiene alcuni campi preimpostati che vi permettono ad esempio di controllare con query eccetera di aver correttamente installato il database. A noi non interessa, non ne faremo uso, quindi lo cancelliamo. A questo punto si tratta di ricaricare le tabelle dei privilegi, ovvero le tabelle in cui sono specificati le possibilità e i divieti per ciascun utente, in questo caso solo utente root. Procediamo. Bene, a questo punto l'installazione del nostro server MySQL è terminata, o meglio finalizzata. Ora siamo perfettamente operativi. A questo punto proviamo a installare un vero framework, ad esempio un WordPress. Come fare? Andate sul sito, non scaricate, copiate il link, tornate sulla vostra shell di SSH e usando wget lo scaricate. Possibilmente cliccando sul link corretto. Sembra che WordPress abbia dei problemi. Dicevo, cliccate, copiate, tornate sul vostro server, wget, indirizzo, viene scaricato sul vostro server. Ne approfitto intanto che scarica per dirvi che zip, questo file zippato, non è incluso nella distribuzione standard, quindi dovrete installare ancora una volta col sudo apt-get install unzip. Ancora qualche secondo che termina lo scaricamento. Bene, a questo punto unzip del nostro file, come dicevo bisogna installarlo, apt-get install unzip. Faccio il problema con il password. Ancora una volta ne approfitto per dirvi che ogni framework ha le proprie opzioni di configurazione e di installazione, ma in ogni caso, anzi spesso, si riducono a tre passi fondamentali: scaricare e scompattare il tarball o lo zip contenente tutti i file, costruire copiando da un modello o da zero un file di configurazione che di solito contiene password, database dell'utente MySQL che gestisce i dati dell'utente database che gestisce i dati del vostro sito web, altre chiavi di cifratura varie eccetera. Questa procedura almeno funziona per WordPress, funziona per Drupal, un altro CMS open source, funziona anche per phpMyAdmin. phpMyAdmin è un programma che vi permette di gestire il vostro database MySQL online senza far uso, come vedremo tra un attimo, del programma linea di comando MySQL, il che può essere molto più intuitivo, ma nel caso non sappiate bene come gestire un database vi potrebbe esporre a dei grossi errori. Quindi non vi spiego come installare phpMyAdmin, in ogni caso la procedura è semplicissima, per chi è curioso e sa quello che sta facendo può scaricarlo da phpmyadmin.org e installarlo. Torniamo a noi, unzip è stato installato, quindi finalmente possiamo scompattare il nostro archivio. Rimuoviamo il file. Ora abbiamo una cartella WordPress, quindi facciamo un primo controllo, anzi no, prima tornando ancora all'account di root. Questa volta cambiamo il possessore a tutta la cartella, quindi meno R ricorsivo, tutti gli elementi nella cartella WordPress. Ben fatto. A questo punto, sempre al nostro browser di testo,
andiamo su long-island.it/wordpress. Come vi ho detto, almeno in questa configurazione base, poi si possono, con l'aiuto di espansioni di cui parleremo, impostare configurazioni più articolate, o meglio mettere i file in altri path al di fuori della vostra radice, costruire file fittizi a cui si può accedere dall'esterno. Scarico. Meraviglia. Mi sentite tutti lo stesso? Sì, sì, sì. Allora, facciamo a meno del microfono. Dicevo, potete costruire indirizzi fittizi corrispondenti a file che effettivamente sul vostro file system non esistono, questo per sicurezza, però almeno sicurezza fino a un certo livello, oppure per comodità o estetica, perché uno script PHP potrebbe ricevere i parametri get con quella sintassi orribile del nome parametro uguale codice eccetera, mentre voi dovreste poter riscrivere il tutto in una forma più leggibile e anche più carina. Ma comunque, limitandoci a questo setup base, se andiamo su longaiva.it/wordpress, abbiamo subito un bel errore. E questa è anche l'occasione per verificare, andare a leggere il log. Innanzitutto, il log di Apache è accessibile solo da root, questo ancora una volta per evidenti ragioni di sicurezza, perché se i log contenessero informazioni critiche sui vostri script, sarebbe bene che fossero al di fuori della portata degli altri utenti, altri eventuali utenti del server. Quindi ancora una volta torniamo a root, andiamo nella cartella dei log, che è var log, come vedete c'è una cartella a bash. Ora abbiamo a disposizione vari log, in particolare il nostro Long Island log, leggiamolo. Errore 500. Torniamo al nostro file di configurazione e controlliamo di non aver commesso errori. Non credo. Controlliamo di non aver manomesso in qualche modo l'installazione di default. No, dovrebbe essere tutto al suo posto. Ma comunque torniamo a noi. Torniamo alla configurazione. Intanto che cerco di risolvere l'errore, ne approfitto per mostrarvi le opzioni più comuni anche all'interno di questo file. Tutte le opzioni sono commentate, ma questo commento, lo dico anche per esperienza personale, non deve essere presa come la descrizione esaustiva di quello che segue. Prima di modificare una qualsiasi opzione di una parte critica del vostro sistema, critica perché nell'eventualità sarà sottoposta a richieste esterne provenienti da dovunque, e lo credete o no, gli attacchi al server sono più frequenti di quanto pensiate, è meglio ponderare, a meno che non siano opzioni ovvie, ponderare gli eventuali danni dovuti alla comodità di abilitare una certa opzione. In particolare, se doveste usare altre distribuzioni, verificate che questa direttiva sia al proprio posto. Questa direttiva in particolare serve per vietare l'accesso ai file.htaccess, tra cui a questi arriviamo tra un secondo, a chi si connette da remoto. Abbiamo visto che la configurazione è contenuta nel nostro file all'interno della cartella confd della configurazione di Apache. Tuttavia è possibile applicare alcune impostazioni, ovvero quello che abbiamo visto prima, le impostazioni sugli indici, le impostazioni sui contenuti, eccetera, a singole cartelle. È sufficiente inserire all'interno della singola cartella un file.htaccess e inserire all'interno le direttive da modificare. Con questo abbiamo terminato. Controlliamo ancora il menu. Questo generico errore 500. Si vede che oggi il server è in sciopero. Altro file da modificare importante è la configurazione di PHP. La configurazione di PHP, anzi andiamo direttamente alla cartella, vedete avete un Apache 2 e un CLI. CLI si riferisce alle vostre invocazioni di Apache dall'unità di PHP dal menu comando, ovvero così. Ecco,
traffico, voi non fatelo da router, sappiate che non è possibile. La cartella ABAC2 invece contiene la configurazione di quando PHP è invocato da Apache. Modificate il file php.ini, le impostazioni anche in questo caso sono tantissime, non è il caso di analizzarle una a una anche perché i manuali esistono per quello, solamente un'impostazione particolarmente importante per la vostra sicurezza ed è expose, e già il nome vi fa capire, PHP. Addirittura non c'è, ve l'aggiungiamo noi. Expose PHP fa sì che a ogni vostra pagina, se riusciamo a risolvere l'errore 500 ve lo mostrerò tra poco, sia inviato un'intestazione contenente il numero di versione esatta di PHP, il che vi permette di analizzare eventuali problemi nell'invio, ad esempio l'assenza completa di questa intestazione indica che PHP non è stato chiamato e potrebbe essere un problema di configurazione del sender, ma nel caso di script perfettamente funzionati vi espone a potenziali, non sono certi, sono potenziali rischi di sicurezza se qualcuno venisse a conoscenza dell'esatta versione di PHP e magari anche dell'esatto sistema operativo su cui è stata applicata in modo cauto una certa patch. In ogni caso potete aggiungere in qualunque punto di questo file inserendo expose, cerchiamo ancora, eccolo qui, inserendo expose PHP off. Anche in questo caso la descrizione precedente a ciascuna opzione è illustrativa ma non contiene completamente il contenuto da associare. Se sapete già quello che state facendo, in questo caso di questa opzione lo sapete, fatelo. Il mio consiglio è quello di porre expose PHP su off. Tornando alla nostra root, dicevo, potete aggiungere un file.htaccess nel quale inserite pressapoco le stesse direttive che avete inserito in precedenza all'interno dei vostri file di configurazione, come abbiamo visto poco fa. Alcune opzioni utili, molto utili, sono deny from. Deny from vi permette di bloccare certi indirizzi IP, per esempio quelli da cui continuano a provenire richieste che potrebbero essere segno di attacchi al vostro server. Semplicemente inserite il vostro indirizzo IP da bloccare, in particolare questo non inseritelo, altrimenti rischiate di bloccarvi da soli o qualunque esso sia. Anche in questo caso potete per esempio attivare le opzioni di indicizzazione, ovvero di mostrare l'indice delle cartelle solo per alcune cartelle. Supponete ad esempio di avere una cartella download all'interno del quale sono contenuti i file da scaricare. In quel caso non è solo ovvio, è anche più che richiesto che il contenuto della cartella sia liberamente accessibile, essendo una cartella di file da scaricare. In questo caso si usa ancora il nostro options più indexes. Il meno disattiva, il più riattiva. In questo caso accedendo alla vostra cartella, nel caso non fosse presente un file index.html, php, cgi, eccetera, verrà caricato un indice compilato da Apache contenente la lista di tutti i file della directory. Nel caso non abbiate installato un framework, e se riusciamo a risolvere il 500 controlliamo subito con WordPress, potete anche impostare un error document. In caso di errore, ad esempio l'errore 500 generico che abbiamo incontrato poco fa, viene servita una pagina preimpostata contenente errore 500 e alcune altre informazioni, ma nel caso abbiate elaborato un altro documento, magari con la stessa grafica del vostro sito contenente l'errore 500 e non usate una configurazione dinamica che ad esempio nel caso di WordPress vi crea pagine d'errore, inserite error document seguito dal codice d'errore. Alcuni codici importanti sono 404 che indica pagina non trovata e 500 che indica errore interno del server, ad esempio questo è il nostro caso. A seguire potete inserire o un messaggio tra virgolette, in questo caso il testo contenuto nella pagina precompilata viene sostituito dal testo inserito qua dentro, oppure direttamente l'indirizzo, attenzione, completo, quindi partire dal www, del vostro messaggio d'errore. Ancora una volta, non avendo noi un nostro esterno, non possiamo raggiungere da fuori la nostra macchina virtuale questo longline.it, vi ripeto ancora, dipende dall'impostazione del vostro provider e nel caso dobbiate impostare a breve un sito web, sappiate che ci vuole anche più di un giorno dal momento in cui inserite il collegamento tra il vostro nome di dominio e il vostro indirizzo IP e il momento in cui effettivamente risulta accessibile a tutto il mondo. Questo è dovuto a tempi di aggiornamento.
Altre due direttive importanti da includere nei vostri file sono le redirect. Sono le redirect, sono quattro in realtà. Iniziano tutte per redirect. La prima è redirect permanent. Quando ad esempio avete spostato in blocco tutti i vostri file da una cartella all'altra. Esempio, avevate la cartella WordPress come abbiamo configurato poco fa, volete spostarla direttamente nella root del vostro sito web e non lo fate attraverso le riscritture, ovvero quei file di cui vi parlavo prima, file che fisicamente non esistono, ma che vengono ricevuti da Bash, interpretati come file che non esistono. Il nome del file viene diviso secondo una regex, cioè un'espressione regolare, anche in questo caso perché è curioso trovate tutto su internet, elaborati e correttamente serviti. Torniamo a noi, redirect permanent è seguito dalla vecchia richiesta del nostro WordPress verso la nuova. Redirect perché quando voi cercate di accedere a WordPress venite reindirizzati sulla root. Attenzione che in questo caso non è la root del vostro sistema, è la root del vostro sito web. Permanent perché chi viene reindirizzato, nel vostro caso non importa molto, ma nel caso dei motori di ricerca sì, viene informato che la cartella WordPress non esiste più o non ci si deve più accedere e che il nuovo indirizzo corrispondente ai contenuti precedentemente contenuti in WordPress ora è la root. Tornando invece ai redirect senza permanent, avete altre tre opzioni che sono il GAN, nel caso un file sia stato spostato o eliminato, ad esempio GAN. Questo, nel caso cercate di accedere a gan.pdf, invierà un codice 410. 404 abbiamo detto è pagina non trovata, ovvero abbiamo cercato di accedere a un file che effettivamente sul server non esiste. 400, nel caso il file non esista più, si può ancora rispondere con un 404, ma per evitare che l'utente si ponga problemi di schizofrenia o personalità multipla, è meglio rispondere con un 410 in modo da informarlo che il file una volta esisteva ma poi è stato cancellato. Altre due impostazioni importanti sono see other, ad esempio se richiedete un file con estensione .zip ma il vostro server è configurato per servire unicamente dei tgz, in questo caso il codice di risposta è 303 e il vostro client viene informato che il file ha cambiato estensione, ad esempio see other data.doc, a noi doc non piacciono, in data.pdf. Infine abbiamo redirect temp. Supponete ad esempio di fare manutenzione sulla vostra cartella di WordPress, ad esempio un aggiornamento è andato male che vi costringe a modificare alcuni file, una completa reinstallazione, o semplicemente state lavorando sul vostro server e non volete essere disturbati dalle richieste che potrebbero venire trovando la cartella in uno stato inconsistente, servendo file con esiti poco prevedibili. Abbiamo una redirect temp. Temp, a differenza della permanent, indica che questa redirezione, ad esempio dalla cartella WordPress alla root, è solo temporanea, ovvero è stata temporaneamente disabilitata quella cartella finché ci si possa lavorare o possa essere modificata. Dopodiché, al termine della lavorazione, vi sarà sufficiente eliminare la temp. Di fatto, per voi, tra una redirect permanent e una redirect temp non cambia molto. Per chi legge le vostre pagine sì, perché per esempio il motore di ricerca nel caso di una permanent sarà informato che deve aggiornare i propri indici, nel caso di una temp ignorerà gli indici e alla prossima ricerca controllerà che effettivamente i file siano tornati al loro posto. Ci sono altre espansioni, moduli di PHP che vi permettono di ottenere risultati ancora complessi, ancora più complessi. Alcuni importanti sono ModReadWrite. Come vi ho detto, ModReadWrite vi permette di modificare la stringa ricevuta, la stringa di richiesta, usando, cioè, tutto basato sulle regex in base a certe condizioni, e di accedere ad altri file o addirittura inviare tutte le richieste. Vediamo ad esempio un esempio molto base, RedWrite Engine. Questa prima riga serve a dire da Fash che in questa cartella vogliamo adoperare la riscrittura delle URL. Di solito non è un grosso problema lasciarlo attivato anche se effettivamente non fate redirezioni o modifiche alle URL, ma per tenere le cose pulite e per ridurre l'uso di memoria è bene disabilitarlo con un off nel caso non ne fate uso, ma off è già l'opzione preimpostata, oppure on.
in seguito possiamo impostare una regola di riscrittura, ad esempio ridirigere tutto, questa regex indica tutto, verso uno script, ad esempio index.php. In questo caso, qualunque URL voi inseriate verrà riscritta internamente, ovvero l'utente non se ne accorge. L'utente scrive longisland.it/abc, legge abc, quando in realtà il server sta leggendo index.php. Questo potrebbe avere alcun, potrebbe aver senso ad esempio in framework come WordPress, dove il contenuto dell'URL, che contiene ad esempio uno slug, ovvero una breve descrizione dell'articolo leggibile al browser, un codice utente, un codice ID, eccetera, in una forma più congeniale al PHP, che è quella richiesta e parametri GET, così che effettivamente possa essere popolato l'array. Nel caso di PHP se ne può occupare lo script stesso, per cui è bene che tutta la stringa, compresa quella che sembrerebbe una cartella, venga reindirizzata verso lo script index.php. Ancora una volta, per questo ci sono vari tutorial in rete, ci sono tutte le informazioni sul sito di Apache. Soprattutto le regex escono fuori dall'obiettivo di questo brevissimo corso, per cui non possiamo andare avanti. Sappiate solo che esiste e può essere molto utile. Vi permette anche, in combinazione con una seconda estensione che invece è chiamata mod proxy, di servire file appunto facendo da proxy da altri server o dallo stesso server in altre cartelle, anche se quello sarebbe il ruolo di mod rewrite. Ancora una volta, questo può essere usato per sicurezza. Ad esempio, avete una rete di server e un server che dà verso l'esterno. Il server che dà verso l'esterno sa che attraverso un proxy farà da proxy e deve reindirizzarsi verso uno dei server interni. Tutto questo è relativo a setup particolari, ovvero setup studiati. Anche qui trovate informazioni sul sito di Apache. E infine mod security. Mod security analizza le richieste giunte al server e decide se rispondere con un codice di errore generico oppure far andare avanti la richiesta sulla base di diversi parametri che potete impostare voi e altri che sono già inseriti. Ad esempio user agent: se un file si presenta con una stringa utente, come una stringa che identifica il browser dell'utente, nota, per esempio quella di uno spyware usato da un hacker alle prime armi, quella di un bot non desiderato, eccetera, viene bloccata sul nascere, senza neanche che carichi troppo le risorse di Apache. Mod Security ha un sito web a parte, cercate su Google Mod Security con tutte le sue opzioni di configurazione. Credo non ci sia nient'altro da dire sui file.htaccess, solo per un piccolo memo, ricordare che si tratta nient'altro che delle stesse configurazioni fatte prima alla radice, applicate però al caso specifico delle singole cartelle. La regola è che se voi la inserite in una cartella vale per tutte le sottocartelle, se voi inserite però in una sottocartella non vale per le cartelle precedenti. Questo vi permette grande flessibilità, ad esempio potete impostare tutte le opzioni nella cartella base e poi nelle singole sottocartelle cambiare solamente quello che effettivamente differisce tra l'una e l'altra. Un altro uso carino di mod rewrite negli htaccess è quello di impedire il cosiddetto hot linking, ovvero quando altri siti web prelevano le vostre immagini direttamente dal vostro server e le servono come loro. Usando mod rewrite potete sostituire il titolo dell'immagine con un'immagine generica del tipo not link visit us o qualcosa del genere e farlo apparire al server, fare in modo che il server non se ne accorga. Tornando a noi, l'installazione di WordPress o di qualunque altro CMS o framework online di solito, o nel caso WordPress sì, richiedono l'installazione di un database SQL. In questo caso SQL dobbiamo entrare con root perché non abbiamo ancora creato altri utenti. Vi ricordo ancora che questa password non è la password di root del vostro sistema, è la password di root impostata all'installazione durante la secure installation. Ancora, qui la sintassi è quella di SQL, per chi la conosce. Alcuni comandi base che dovete sapere per installare il vostro database sono un create database. Il database del nostro blog potremmo chiamarlo tranquillamente blog. Il punto e virgola alla fine indica che è terminato l'inserimento del singolo comando. Se lo dimenticate, semplicemente si va a capo. A questo punto create anche un altro utente, perché come avete imparato non è buona regola far sì che l'utente root sia l'utente fisso, meglio l'utente più frequente di un sistema. Meno privilegi si danno ai singoli programmi e ai singoli utenti, più protetto è il sistema.
Questo vale anche per un database MySQL, perché nel caso un eventuale attaccante potrebbe cancellare tutti i vostri file o, cosa peggiore, modificarle in modo subdolo, ad esempio caricando virus al posto del file in download o modificando il contenuto delle singole pagine. Quindi procediamo con un grant. Grant significa dai tutti i privilegi, ovvero la possibilità di creare, cancellare database, aggiungere tabelle, eccetera, potete leggerlo online, su tutte le tabelle contenute nel database blog, tu e adesso il nome utente. Possiamo per esempio chiamarlo vpblog, scegliete il nome più fantasioso e lungo possibile, tanto a meno che non dobbiate direttamente accedere a MySQL attraverso linea di comando non vi sarà necessario ricordarlo, ecco, qualcosa del genere. Non è che abbia particolarmente aumentato la sicurezza del nostro server, ma in ogni caso è un dettaglio in più che un eventuale attaccante dovrebbe scoprire. Secondo, l'host. Nel nostro caso MySQL è in esecuzione sullo stesso computer, sullo stesso host, in cui è in esecuzione il nostro server Apache. Quindi semplicemente localhost. Localhost, ve lo ricordo, è il nome simbolico che identifica la connessione di loopback, ovvero la connessione verso il sistema stesso. Poi identify by e poi la password tra doppi apici. Questo è un esempio di password da non inserire. Anche in questo caso la password viene inserita all'interno del file di configurazione di WordPress, come vi mostrerò tra un attimo, quindi fatela più lunga e complessa che potete, non è necessario che voi la ricordiate a memoria. Ho esagerato. Bene, ora abbiamo il nostro nuovo utente, come fatto prima. Affinché le modifiche abbiano effetto da subito, dobbiamo ricaricare la tabella dei privilegi per i singoli utenti. E a questo punto possiamo salutare MySQL. Ora, l'installazione di WordPress prevede passo tipo di un CMS, prevede di copiare un file di configurazione generico config sample in, nel nostro caso, wp-config. Probabilmente ciò che state per installare, se non è opera vostra, ha un tutorial che vi spiega esattamente come configurarlo. Config sample in wp-config. Forse c'è un po' il carattere. Bene o male tutti i framework hanno le stesse impostazioni. Il primo blocco di solito riguarda il database, nel nostro caso blog, database appena creato. L'utente era wp-blog, la password che ci proteggerà da tutti gli attacchi esterni è la password. Ah, ecco, attenzione al significato di esterni. Nella precedente installazione sicura abbiamo eliminato la possibilità di connettersi dall'esterno, ovvero da altri server. Tutte le connessioni devono avvenire attraverso localhost, per l'impostazione che abbiamo dato noi, il che ha senso, ripeto, perché noi abbiamo la possibilità di accedere via SSH. Quindi il punto debole della catena diventa appunto SSH. Per cui scegliete, come avete visto nella scorsa lezione, l'autenticazione a chiave se possibile, e nei casi comuni la maggior parte delle volte lo è, o altrimenti l'autenticazione a password, con una password lunga e difficile da indovinare, con caratteri fuori dizionario e sicuramente non come sequenza di parole facilmente indovinabili. Vi avevo parlato di chiavi di crittografia, in questo caso ad esempio è necessario impostare diverse chiavi di crittografia. Cancelliamo quanto già fatto e inseriamole. WordPress, potete usarlo anche per le vostre altre applicazioni, ha un generatore di password casuali. Questa è una bella password da server, o di stringhe casuali che vi permettono di, cioè, vi salvano il lavoro di doverla inventare.
e soprattutto vi danno la garanzia che queste password posseggano un'entropia sufficiente da non essere facilmente indovinate. Continuiamo con la configurazione, eliminiamo il prefisso table. Visto che questi file sono inclusi in una distribuzione disponibile su internet, è buona cosa cambiare sempre prefissi, nomi preimpostati, eccetera, perché così rallenterete un eventuale attacco. Non che sia particolarmente facile entrare all'interno di un sistema, ma in caso fosse scoperto un bug, è più difficile che un attaccante esterno sia a conoscenza di tutti i dettagli, comprese password, nomi utenti, prefissi, eccetera, necessari per portare a buon fine un attacco. Nel nostro caso possiamo inserire blog, eccetera. Tutte le altre opzioni non vanno modificate, www. A questo punto, vediamo se si ripete ancora l'errore 500, se no la molliamo qui. Non avevi messo, come nome utente del blog, avevi messo blog o avevi messo una stringa con la S? Sì, hai ragione. Purtroppo è il danno dell'abitudine. Ma precedentemente avevamo impostato un nome utente incomprensibile e ho inserito blog, non credo. Credo sia intuitivo il passaggio, basta che vi segnate e lo riportate dall'altra parte. Punto importante da controllare è che tutta la proprietà dei file sia correttamente assegnata all'utente .wdata, altrimenti il vostro server non potrà leggere i file e vi mostrerà un errore 500 generico. Questo devi fare anche per il config, perché è di root adesso. Ah, sì. Tanto immagino ci sarà ancora un bel errore 500, quindi. Questa macchina virtuale. Però noi abbiamo tanta fiducia e quindi ci proviamo lo stesso. No, peccato. Mi piace per questo inconveniente, no? La presentazione è finita qui, se avete domande. Sì, non c'è assolutamente nessun modo per sapere quando lui fa il rewrite, cioè il, che senso? Quando lui fa la rewrite dell'URL, ad esempio io do un URL che non esiste, sì. Lui fa la rewrite e chiama un form interno, un get, un post, eccetera, non c'è nessun modo anche dalla risposta che dà di riuscire a capire qual è stato il vero file che è stato chiamato al server? No. Tutto avviene internamente al server e dall'esterno in modo trasparente viene visto. Ad esempio, se tu richiedi longisland.it/data.pdf, quel data.pdf potrebbe essere generato da uno script PHP che noi chiameremo generate.php. Il server internamente sa che quel data.pdf deve essere riscritto come, o meglio, deve essere chiamato un generate.php al posto di data.pdf. La risposta, quindi il file PDF generato dal nostro script PHP, viene servita come data.pdf. Dall'esterno non si può sapere cosa è successo all'interno del server. Grazie. Prego. Se non ci sono altre domande, facciamo una pausa e poi passiamo alla seconda parte. Pausa. Grazie.